Che cos'è il CWMIN? Il CWMIN è una prestigiosa simulazione alla quale partecipano studenti di tutto il mondo. Ha lo scopo di avvicinare i giovani alla politica e consiste in una partecipazione diretta dei ragazzi alle commissioni delle Nazioni Unite, in quanto gli studenti rappresentano ciascuno uno dei 193 paesi delle Nazioni Unite, discutendo quindi di un particolare topic che quest'anno è stato l'Africa e i flussi migratori, declinato ovviamente per le diverse commissioni per i diversi settori. Quando è arrivato il CWMIN al Parini e perché è una proposta interessante? Il CWMIN ce l'hanno proposto 4 anni fa, associazione diplomatici. Ci ha incuriosito il preside, era ancora il vecchio preside Pedretti, io ero in vicepresidenza, ci siamo interessati di questo progetto, abbiamo guardato anche vagliando altre agenzie che proponevano progetti simili, abbiamo stabilito che questo fosse quello più serio. Sono stati fatti dei corsi anche di preparazione a noi, o perlomeno a me, in qualità di accompagnatrice. È importante per i ragazzi perché è fortemente formativo sia per la loro uscita dal liceo. Alcuni che avevano partecipato 2 anni fa hanno fatto una scelta di carriera internazionale, perlomeno la loro intenzione sarebbe quella, ma anche per chi non è interessato a questo tipo di proprio futuro, lo ritengo formativo per la sua crescita come cittadino non soltanto italiano ma del mondo. CWMIN 2017 non solo lavori di alternanza all'ONU ma anche viaggio di istruzione per la città di New York. Raccontaci la tua esperienza. Sì, la cosa interessante di questo progetto è che non si è limitato a farci stare in un'aula a simulare il lavoro di un delegato ONU, il che forse sarebbe anche già bastato, sia stata una cosa davvero interessante, ma ci ha anche permesso di visitare la città di New York in maniera anche abbastanza approfondita, pur essendo stati qua solamente appena una settimana. Infatti siamo stati a Central Park, siamo stati al Metropolitan Museum, siamo stati a Ground Zero, abbiamo visto davvero un sacco di cose di questa città che, c'è da dire, è davvero fantastica. Ci hanno poi concesso di entrare nella sala generale, nella sala dell'Assemblea Generale dell'ONU, dove abbiamo potuto ascoltare i discorsi di personalità come il ministro degli esteri italiano Alfano, o come il fondatore di Italy Farinetti, o come quelle della campionessa paralimpionica Bevevio, la campionessa olimpionica Tania Cagnotto. Com'è stato mettersi nei panni di un delegato delle Nazioni Unite? Sicuramente per prima cosa è stata una fortissima emozione entrare nel palazzo delle Nazioni Unite, nel quartier generale. In secondo luogo è stata un'esperienza interessante per 2 motivi. Il primo per la conoscenza di nuove persone e provenienti da altre nazioni, da altre parti del mondo. Il secondo per appunto potersi mettere nei panni di un delegato ONU, affrontare temi di estrema attualità e cercare una risoluzione ad essi. Per me comunque è stata anche un'opportunità per vedere appunto effettivamente come funzionano le Nazioni Unite, che è anche quello che io vorrei fare appunto nella vita. Vorrei lavorare per le Nazioni Unite, essere una vera delegata delle Nazioni Unite e diciamo che avere questa opportunità e averla appunto, aver avuto questa esperienza per me è stato davvero bello, cioè sono davvero soddisfatta di questa esperienza.